Questo progetto noi l'abbiamo presentato un po' di tempo fa in una conferenza stampa. È il punto di partenza, non è il punto di arrivo. Già in conferenza stampa l'avevo detto. Se vogliamo parlare di urbanistica, dobbiamo parlarne con un masterplan, con dei disegni davanti, se no veramente le idee restano confuse. A questo punto, dopo che è stato presentato, abbiamo iniziato a raccogliere un po' di idee, un po' di critiche. Abbiamo dato il tempo alle persone per studiarlo, valutarlo e adesso c'è l'incontro. L'incontro di quella che il vice sindaco Recco chiama un po' l'urbanistica condivisa e che io condivido. Un incontro nel quale tutte le associazioni che abbiamo invitato, che comunque aperto alla cittadinanza, potranno esprimere le loro opinioni, i loro pareri. A quel punto lì si lavorerà tutti insieme per riuscire ad avere finalmente un waterfront a Levante riqualificato. Ecco, come lei diceva, avete già iniziato a ragionarci, qualcuno vi ha già fatto più o meno formalmente sapere, c'è già qualche idea della direzione da prendere, qualche minimo aggiustamento, qualche novità? Ma abbiamo già parlato con varie associazioni, tutte ci riconoscono la bontà del progetto perché comunque è un progetto che ha interesse sia al paesaggio sia comunque agli interessi economici perché anche quelli ci devono essere dentro. E abbiamo avuto alcuni riscontri positivi, altri un po' meno, con alcune criticità. Siamo qua apposta, siamo qua disposti a dialogare e ad ascoltare, soprattutto oggi. Dopo la presentazione che rifarà l'architetto Peluffo, noi ascolteremo le persone che interverranno. Al di là del progetto su carta, le incognite restano due: i soldi e Gambardella. Sì, allora, come già ho anticipato questa mattina, quando ho avuto il secondo incontro con le mamme della Margonara, questo progetto ha una qualità, secondo me, che può essere, può partire per lotti, cioè si può realizzare per lotti. Io sarei ben felice se riuscissimo a breve a far partire la prima parte di riqualificazione, cioè quella fino alla galleria. Perché? Perché la seconda parte è veramente più complessa, più intricata, proprio perché c'è da sciogliere il nodo Gambardella.